Femminile Singolare è la mostra che raccoglie 120 opere della manifestazione La Modella per l'Arte, che è una manifestazione che da anni unisce l'artista e la modella, in quanto offre agli artisti la possibilità di rappresentare, di raffigurare delle figure donne, modelle, e via via di esporre, di proporre i loro dipinti nel corso dell'anno. L'idea mi è venuta tanti anni fa, perché questi sono 35 anni che facciamo questo evento. Io seguivo manifestazioni mondane in giro per l'Italia, dal Festival di Sanremo, anche manifestazioni, anche Miss Italia. E allora con amici pittori, che io già mi interessavo di loro per organizzare mostre, abbiamo detto, beh, perché non organizziamo un evento invece che parlare solo della bellezza femminile sia abbinata all'arte? In fondo l'arte è sempre stata abbinata a grandi artisti del passato, quindi abbiamo detto, invitiamo i pittori più famosi a fare un quadro sulla donna d'oggi, ispirandosi ognuno ad una modella. Si tratta di dipinti di artisti del panorama italiano, ma non solo italiano, che vanno da Aldo Mondino, per citare un artista legato al territorio, a Mimmo Rotella, a Andy, che è uno dei componenti della band di Blue Vertigo, che è anche un artista molto noto nel panorama internazionale. Io avevo già contatti con artisti importanti, da Ligi Sasso, Dova, Brindisi, Fiume, e sono riuscito a convincerli, e di lì è decollata la manifestazione e abbiamo abbinato a loro sempre una modella. La modella ha sempre avuto un ruolo secondario rispetto all'artista, anzi l'anonimato è un po' stata la caratteristica delle modelle nel tempo, a parte le figure femminili importanti tipo Chichi di Montparnasse, che è una famosa modella dell'Ottocento. Ma in effetti in questa mostra abbiamo voluto un po' ribaltare il rapporto, mettere in primo piano la modella, che compare col suo nome accanto a quello dell'artista, cosa che non accade, non succede quasi mai. Modelle che poi con gli anni alcune sono diventate famose, forse portiamo anche fortuna. La nostra manifestazione non è mai stata un trampolino per le ragazze, ma è sempre stata una storia d'arte. Però forse per il caso invece moltissime di queste ragazze sono diventate famose, Valeria Marini, a Maria Teresa Ruta, è stata la prima modella nel 77, ma aveva 17 anni, da Paola Barale a Paola Perego. C'è una varietà di ruoli che, come dire, che ribalta il rapporto tra queste due figure, l'artista e la modella. Si vuole ribaltare anche perché ci sono almeno una decina di artiste che sono donne, cioè non sono solo pittori e scultori, ma ci sono pittrici, quindi vedrete poi nel catalogo come in realtà tutto si muova su una leggerezza tra gli artisti e le donne, che come dire, stempera un po' questo contrasto così forte, anche se tutti sappiamo bene in che epoca viviamo, tutti sappiamo che cosa vuol dire donna oggetto, nessuno se lo nasconde, non è che ci siamo parati gli occhi. In quegli anni c'era una contestazione terribile sui concorsi di bellezza, più che adesso è sotto un'altra forma, ma allora si contestavano proprio i concorsi di bellezza perché sfruttavano l'immagine della donna, la donna era considerata, le femministe andavano a buttare veleni di pomodoro in giro. Però certo, questa manifestazione, che ha avuto un grande richiamo turistico, andava secondo me letta e rappresentata in questa chiave, cioè senza andare oltre quello che era il suo significato vero e proprio. Non sono solo dei ritratti, ma sono proprio delle interpretazioni libere che ogni artista ha fatto rappresentando la donna come la vede lui, con la sua tematica, con la sua pittura. E quindi si è sviluppata questa manifestazione con questa tematica, rappresentata sempre nell'arte con questi grandi pittori che hanno realizzato un'opera sulla donna d'oggi. Ne abbiamo scelti 120 fra una rosa di 250 che hanno partecipato in tanti anni. E tutti questi pittori e scultori hanno interpretato la figura femminile attraverso i loro dipinti, che sarà possibile vedere dal 17 marzo a Palazzo del Monferrato ad Alessandria, in questa mostra che si intitola Femminile Singolare, proprio per dare il senso di questa particolarità del rapporto tra modella e artista. La società Palazzo Monferrato è nata a
appunto con l'intento di sviluppo turistico-culturale. Ormai siamo nel quarto anno di attività, è nata per volontà della provincia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Camera di Commercio, a cui si sono uniti poi i comuni, in primis il comune Capozzona in Alessandria e gli altri sei comuni capizzone della provincia. E intendiamo nei prossimi mesi anche allargare la partecipazione anche alle associazioni economiche per poter dire veramente che siamo un gruppo omogeneo e totale a rappresentare il territorio. L'intento quindi è misto, culturale e turistico. Abbiamo fatto manifestazioni di tutti i generi in questi due settori, sia in Alessandria sia anche fuori, perché siamo andati ad esempio l'anno scorso a Parigi a fare delle manifestazioni a Parigi, abbiamo fatto delle manifestazioni in tutte le città della provincia, quindi con delle mostre itineranti multiple, e cerchiamo di far conoscere questo Monferrato e questa provincia di più sul territorio nostro, quindi piemontese, del nord-ovest, però anche all'estero. Abbiamo aderito alla proposta che ci è stata fatta per realizzare questa mostra, perché comunque è una mostra che nasce da un'esigenza, che è quella di dare un prodotto culturale di buon livello, ma che si sposa con un concorso che è quello della Modella per l'Arte, che negli anni ha sempre fatto anche della grossa promozione per il nostro territorio.